Buongiorno mamme, il video di oggi vorrei dedicarlo a darvi dei suggerimenti su alcuni giochi linguistici che possono essere importanti per il rinforzo delle competenze metafonologiche per i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Questi stessi giochi, un pochino più semplificati, si possono tranquillamente proporre anche ai bambini mezzani oppure con delle, diciamo, aggiunte possono comunque essere di supporto ai bambini invece di prima elementare, ok? Uno di questi giochi io lo chiamo lo scrittore pasticcione e lo propongo così. Bimbi, ho un libro pieno di errori. C'è uno scrittore pasticcione che ha sbagliato tutto. Ho bisogno del vostro aiuto per correggerlo. Mi aiutate? Questa semplice introduzione serve a motivarli un sacco perché a loro piace un sacco correggere, nel mio caso, la maestra che sbaglia. Quando leggo, sbaglio appositamente le accordanze maschili e femminili, plurali e singolari. In questo modo loro chiaramente fanno attenzione e in automatico mi danno, per correggermi, la giusta etichettatura linguistica. Questo serve un sacco appunto a rinforzare quelle che sono le accordanze. E in più a volte aggiungo uno step successivo che è in realtà più diciamo sul pensiero logico e deduttivo, ad esempio. L'orso tornò a casa e beve tutto il latte e la tazza fu piena. C'è qualcosa che non va. Se l'orso ha bevuto il latte, come fa la tazza a essere piena? Tendenzialmente, chiaramente magari aiutandoli, cambiando un po' il tipo di prosodia mentre si legge, i bambini riescono a cogliere queste incongruenze logiche. Questo invece sviluppa un sacco attraverso la lingua il pensiero logico. Fra l'altro è utilissimo perché in ambito matematico spesso i bambini fanno fatica a risolvere i problemi non perché non conoscano le operazioni o non le sappiano eseguire, ma proprio perché fanno fatica nella comprensione linguistica. Proprio perché fanno fatica su quello che sono appunto questi passaggi, queste deduzioni e quindi questo piccolo gioco può essere d'aiuto. Magari nei prossimi giorni ve ne proporrò altri che di solito faccio a scuola e vedo che sono molto apprezzati. Buona giornata!